Salve ragazzi, sto facendo una prova con questo microfono wireless per vedere un po' se si sente meglio l'audio. Allora, mi trovo qui in mezzo alla natura, questo bellissimo posto, ma non siamo qui per parlare di questo, ma siamo qui per parlare del piatto doccia che ho rifatto. Insomma, ho fatto la prova del 9. No, vi ricordate che il mio piatto doccia, mentre davo, diciamo, la pittura, si formavano queste bollicine sul piatto doccia, e quindi anche dopo la seconda mano sempre queste bollicine. E la colpa è stata, secondo i tecnici, che ho versato la vernice direttamente sul piatto doccia. Va bene, allora ho detto, siccome è ancora del prodotto, farò la prova del 9 e ho fatto questa prova del 9. Ma non vi dico come è andata a finire perché dovete vedere il video. Allora, ho dato questa vernice a pennello, così normalmente. E poi cosa voglio dire? Voglio dire che... Allora, su questa storia voglio stenderci un velo pietoso. Stendiamo un velo pietoso, è abbastanza pietoso? Voglio metterci una pietra sopra e ci voglio mettere una pietra sopra. Perché poi a me non mi va di fare polemiche, insomma, ecco, vi dico solo qual era la mia intenzione, che era quella di vedere se questa vernice faceva oppure no le bolle. Quindi mi hanno detto che occorreva del primer. Per far attaccare meglio la vernice, ma io non è che potevo spendere dei soldi per comprare ancora il primer, no, assolutamente no, non ci penso per niente. E quindi poi mi hanno detto che comunque dopo 2 mesi e mezzo, i pori della vernice si sono chiusi, quindi non attacca bene, ci vuole per forza il primer. Non lo so, queste sono cose tecniche, io non entro in merito, fate voi le vostre considerazioni. Io so solo che quando vernicio sulla plastica, di solito carteggio come ho fatto con, il lavandino, come ho fatto con il sottolavandino, quindi ho carteggiato e ho dato sopra, senza primer, la vernice bicomponente dell'altra marca. Quindi per ora, attacca bene, nessuno mi ha consigliato di quest'altra marca di dare prima il primer, però vabbè, ogni marca ha le sue modalità. Quindi mi hanno detto che non avrebbe attaccato bene, ma a me, ripeto, quello che mi interessava era vedere se questa vernice avesse fatto o no le bolle. E quindi non è che adesso vi dico come è andata a finire, ripeto, guardate il video, penso di aver detto tutto. E vi saluto da questo posto stupendo e ci vediamo al prossimo video. Mannaggia, mi hanno scoperto. Non era il bosco. Ti volevo membrapolizzare a te, una bella membrapolizzata, eh? Così non ti bagni, eh? Che dici, bella? Che dici, bella, eh? Dammi la zampa, dammi la zampa. Brava, tu sì che sei l'unica che capisce. Capisce come si mangiano le uova, eh? Delle galline? Disgraziata. Ah, ti penti, eh? Ti penti col cavolo che ti penti. Ti penti, ti penti, ti penti. Pentiti, pentiti. Sprigiona un profumo di carrozzeria, di carrozziere, di vernice buono. Vedete questi puntini? Questo qui, questi puntini qua sono... Vedete? Qui, 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 qui.
sono qui tutti quei puntini delle bolle che alla fine sono esplosi e quindi lasciano intravedere sotto il primer, quello grigio. Non so se riesco a farvelo vedere. Allora, primer, dov'è? Eccolo qui. Purtroppo c'è la luce contro. Non riesco a farvelo vedere. Eccolo qui, però vabbè. Vorrei fare così. Vediamo, Eccolo, vedi? Ecco. Va bene, spengo la GoPro. Depolverizzo, Va bene depolverizzare così? Allora, ho depolverizzato, ho messo la carta, il nastro carta. Adesso do una pulita con l'antisilicone. Tutto perfettamente pulito, sgrassato, antisilicone, le bollicine le ho carteggiate, quindi non c'è più, è pulito. E poi, dopodiché, una volta pulito il tutto, una volta pulito il tutto, carteggiato dappertutto, una volta pulito il tutto, vernicio. -661 -153 Allora, apriamo. Abbiamo circa 500 g di prodotto. Mescoliamo. Facciamo la tara. Mettiamo a zero il tutto. Quindi metterò 250 g di prodotto più il 30% del catalizzatore, che sono 30 grammi ogni 100 grammi, quindi sono 30, 60, 75. Filtro il tutto. Allora, 75 grammi di questo, di catalizzatore. Ecco, ok. Allora, abbiamo dato il nastro carta qui, tutto intorno, sopra, anche al sigillante. Allora, siamo pronti per... Vedi? Non l'ho verso, eh?
Fatto i bordi, adesso facciamo il piano come Dio comanda, diciamo, Allora, buongiorno, sono passati 2 giorni da quando ho dato la vernice e vediamo se riesco a farvi vedere. Vi ricordo che ho dato la vernice, no? Con il pennello, ma a quanto pare le bolle ci sono. Anche questa volta. E vi ricordo che ho carteggiato tutto, quindi la superficie era liscia. Vedete le bolle qui? Che posso fare qui? Vedi qui? Ci sono le solite bolle, quindi la catalisi non c'entra un cavolo. Va bene, ma adesso do la seconda mano e poi questa storia la chiudo qui, ci metto una pietra sopra. Arrivederci e al prossimo video. Ciao! Su questa storia voglio stendere un velo pietoso, voglio metterci una pietra sopra, non ne voglio parlare più. Perché la domenica mi lasci sempre solo, sola.